Io inizio, intanto ringrazio moltissimo di averci scelto per questa presentazione e esprimo i ringraziamenti anche a nome dei nostri partner che sono la Fondazione Sistema Toscana e il Festival dei Popoli. So che da remoto è collegato anche il dottor Lastrucci che se magari vuole partecipare alla fine del nostro intervento ci fa solo che piacere. PH PH Remix è stato e speriamo che sia ancora un progetto pionieristico, decisamente pionieristico, che ha visto collaborare insieme, diciamo, un lato tradizionale della catalogazione del sistema audio-video che era Giovanni Grasso e che ha, diciamo, lavorato più in stretto contatto con la Mediateca Toscana per appunto per la corretta catalogazione degli audio-video e la trasmissione anche dei video al nostro progetto. Serra Mazza, che ha lavorato più dal punto di vista informatico e dell'intelligenza artificiale, e Chiara Mannari, che da informatico umanista qual è, ha fatto da raccordo e si è occupata soprattutto della piattaforma. Ora, Chiara, fai partire pure questo spot che avevamo preparato e che così mentre parlo può meglio illustrare. Scusate, ma ho problemi con la condivisione dello schermo, mi dice che devo uscire e rientrare, quindi faccio questa operazione nel Va bene, frattempo. allora nel frattempo io continuo a, diciamo, illustrare un attimo il progetto per non prendere tempo. Il progetto nasce da una constatazione sostanzialmente, dal fatto che esiste la Mediateca Toscana, soprattutto grazie al Festival dei Popoli, che è un evento ormai ben noto, famoso e giustamente famoso, un patrimonio enorme. Di materiale audio-video che diciamo giace in parte o in gran parte non utilizzato, non riutilizzato. Ovviamente un problema era quello di una migliore catalogazione e fruizione dello stesso, però la novità del progetto stava nel fatto nella constatazione che nessun catalogo, anche ben fatto, anche ben costruito, nessun archivio tradizionale poteva avere la forza di rivitalizzare, di rendere di nuovo vivi, materiale vivo e fruibile questo grande patrimonio audiovisuale. E quindi abbiamo deciso di provare in maniera assolutamente pionieristica all'epoca. Ora tutti parlano di intelligenza artificiale, ma diciamo nel 2020 era veramente ancora un po' agli inizi. Vai pure Chiara con il video, diciamo di usare l'intelligenza artificiale per catturare in maniera automatica frame con particolari oggetti chiesti dall'utente e consentire all'utente la valutazione di queste clip e il loro rimessaggio, il loro remix per costruire nuove storie. E quindi è stata fatta una richiesta, diciamo un'acquisizione di materiale video. Questa è stata processata dall'intelligenza artificiale e l'intelligenza artificiale ha appreso, mentre acquisiva questi materiali, ha appreso come riconoscere cose, in questo caso vedete volti oppure colori oppure oggetti oppure animali, e questo consente attualmente nella piattaforma di fare delle ricerche e ricreare nuove storie. L'idea di fondo è appunto quella che un modo per recuperare e valorizzare quello che abbiamo è rifarlo vivere in un modo in cui di fatto nei social si fa in maniera non controllata, ma fatto qui in maniera invece controllata e soprattutto con la possibilità di mettere a fine lavoro tutti diciamo, le informazioni sui video di provenienza.
Lascio a questo punto la parola a Chiara che illustra meglio di me quanto è stato fatto. Vi posso dire che la piattaforma è pienamente funzionante, non è pubblica perché sono rimaste, diciamo, ancora non sciolti le problematiche relative alla, diciamo, alla possibilità di utilizzo con salvaguardia dei diritti d'autore. Su questo, se c'è modo di intervenire, diciamo, interverrò successivamente. Vai, Chiara. Allora, mi sentite? Non so se ho l'audio attivo. Sì, Sì, ok. sentiamo. Allora, sì, quello che vedete comunque è online sul sito del Laboratorio di Cultura Digitale, nello spazio dedicato al progetto, e è un po' un riassunto di quella che è stata l'attività che, come ha anticipato la professoressa Salvatori, è stato frutto di un lavoro di tre assegnisti provenienti da tre ambiti diversi. Quello che mostro io è un po' il lavoro collettivo che ha come output questa piattaforma di video remix. Quindi in questo schema che vedete qua nella pagina web è rappresentata la struttura di questo prototipo che abbiamo realizzato, che più tardi vi farò anche vedere, che ha fondamentalmente tre aree principali, che sono la sezione d'archivio, quindi tutta quella parte catalografica che riguarda il materiale del Festival dei Popoli. E a dire la verità, un campione di cui ora abbiamo qualche dato, è un campione selezionato per questa analisi, una parte di estrazione che viene gestita invece da algoritmi di intelligenza artificiale che sono stati sia utilizzati algoritmi esistenti, ad esempio per il riconoscimento di oggetti è stato utilizzato l'algoritmo RetinaNet che si occupa del riconoscimento di immagini. Per l'estrazione di testi da sottotitoli è stato utilizzato Tesseract, che è un algoritmo per il riconoscimento appunto dello scritto. Questi algoritmi sono stati perfezionati perché inizialmente studiati sulle immagini, come sappiamo tutti, un video è di fatto una sequenza di numerose immagini, e quindi c'è stato un lavoro per ottimizzare il funzionamento di tali algoritmi sulle sequenze di immagini in questo caso. Chiaramente questa parte di estrazione, tutto il progetto è studiato in una maniera modulare perché, anche a livello di architettura, perché l'idea è quella che a partire da questa prima sperimentazione si possano poi sia migliorare quelli che sono i processi esistenti. Come sapete, l'ambito dell'intelligenza artificiale è un ambito che è continuamente in divenire, quindi ha bisogno di essere continuamente migliorato. E l'idea appunto è che nel momento in cui un algoritmo esiste in una versione migliore, la struttura è fatta in modo da poter recepire questi aggiornamenti, quindi di fatto rilanciare questo riconoscimento e migliorare quelle che sono le performance, o anche aggiungere altri moduli di intelligenza artificiale. Mi viene in mente, abbiamo spesso parlato di text to speech, speech to text, insomma, cercare di incrementare questo prodotto con il tempo. Queste informazioni, sia a livello di catalografico tradizionale che di estrazione, finiscono all'interno di un database non strutturato, quindi una struttura ideale per poter gestire. Nel video si parlava di migliaia, in realtà siamo arrivati a 1 milione di clip, quindi comunque sono molti dati che devono essere gestiti da server molto potenti, hanno bisogno di restituirli e poi anche occuparsi della restituzione del video, quindi dello streaming di questi clip. Il terzo modulo, invece, quello del remix, è un'interfaccia web, quindi uno strumento raggiungibile da remoto. Nella nostra idea di Public History dovrebbe essere uno strumento aperto, accessibile liberamente sul web. Poi sappiamo che ci sono delle limitazioni legate ovviamente a questi dati che sono protetti dal copyright, quindi per il momento il prototipo è online ma accessibile soltanto agli addetti ai lavori. L'idea è che tramite questa interfaccia poi si possano esportare dei video, qua nello schema si vede nel formato MP4, che poi dopo diventano frutto del lavoro di questi utenti che sono entrati in contatto con la piattaforma.
Queste sono un po' di informazioni riguardo al campione su cui abbiamo lavorato. Abbiamo selezionato, grazie appunto anche al lavoro di catalogazione. Poi noi abbiamo lavorato nell'ambito della public history. Il nostro interesse era quello di documentare perché riguardassero argomenti storici, quindi c'è stato poi tutto anche un lavoro fatto a livello di catalogo per selezionare i titoli dai quali abbiamo poi potuto trovare contenuti interessanti, quindi sono arrivati questi 408 film che sono stati catalogati tramite una schedatura tradizionale, poi anche a livello di schedatura è stato fatto tutto un lavoro per potenziare il soggettario e anche per l'aggiunta di antroponimi, toponimi, che sono informazioni che provengono da una catalogazione umana che poi sono a supporto dell'intelligenza artificiale che, come sappiamo, ha certi limiti o comunque ha bisogno di apprendere da quelle che sono le conoscenze degli umani. E poi, appunto, da questo input sono stati estratti più di 1 milione di clip. Ovviamente queste clip non sono tutte significative, molte si accavallano, però diciamo che questo dà vita a una sorta di combinazione infinita, sia di ricerca che poi anche di rielaborazione tramite le operazioni di costruzione di video fatti dagli utenti. Quelli che sono i risultati li vediamo, ad esempio, a livello di ricerca, ve lo faccio vedere tra poco nel prototipo, c'è la possibilità di inserire del testo. E ricercare appunto all'interno di questo indice. Questo lo vediamo nel prototipo. Quello che abbiamo fatto è stato un test, grazie anche alla collaborazione di diversi studenti che hanno collaborato con noi al progetto, provenienti più che altro dal corso di laurea in informatica umanistica, ma c'è stata anche collaborazione di altri studenti, ad esempio del master di Public History, che hanno potuto testare il prototipo e anche fornire un feedback, quindi sostanzialmente fare una validazione dello strumento. Ad esempio, vi faccio vedere questo lavoro che è stato fatto direttamente sulla piattaforma, quindi sono state fatte delle ricerche e poi la costruzione che ha portato a questo remix molto breve, però insomma significativo. Ah, Habe auch die Choreografien gesehen, die du in der Ukraine gemacht hast. quello che si nota è che oltre alla clip originale abbiamo anche informazioni sul film, il documentario da cui la clip è stata estratta. Questo è frutto dell'algoritmo che ricostruisce questi video, che in un certo senso si occupa di mantenere un collegamento tra quella che è la ricerca effettuata e il video all'interno dell'archivio. Alla fine del video, anche questo in una maniera automatica, vengono aggregate tutte le informazioni archivistiche appunto relative ai film da cui sono state estratte le clip. Quindi dal nostro punto di vista ci deve essere un collegamento appunto a livello d'archivio, a livello anche di paternità, che dà anche la possibilità poi, quando si fanno ricerche, per cui è interessante anche capire la fonte da cui provengono questi documentari, poter recuperare direttamente questa informazione. Come si fanno questi video? Si fanno accedendo al prototipo. Ora vi mostro tramite sempre quest'altro video come funziona questa interfaccia. L'interfaccia è molto semplice, appositamente, è però un'interfaccia, diciamo, didattica, nel senso che vuole insegnare all'utente a fare montaggio video, quindi a poter gestire tutte quelle che sono le fasi del montaggio video, che non sono banalissime, nel senso che l'utente deve interagire con un editor e quindi sapere come gestire traccia audio, traccia video, tari taglio, eccetera. Nell'interfaccia ci sono queste 3 aree: un'area che mostra una preview della clip selezionata o comunque del video che si sta costruendo, l'interfaccia di ricerca delle clip, che ora, come dicevo, ha un campo di ricerca molto essenziale.
siamo a livello di prototipo, però chiaramente si potrebbe arricchire a seconda di nuovi requisiti. E poi l'interfaccia di montaggio video che permette di creare appunto questo remix e poi di esportarlo nel formato MP4, quindi poterlo conservare nel proprio PC. Faccio partire questo video, vi faccio vedere come funziona una sessione utente all'interno del sito. Si parte inserendo un titolo, inserendo i dati dell'autore, perché poi l'idea è quella di inviare via mail il prodotto a seconda del tempo richiesto il tempo che si impiega a effettuare il montaggio, il numero di clip, è richiesto un certo tempo di processamento, quindi poi il risultato finale potrebbe arrivare magari dopo qualche minuto direttamente sulla posta. In questo caso vedete come tramite la parola chiave flag si trovano oltre 1000 risultati che contengono appunto tutte le bandiere che sono contenute all'interno dei documentari. Questo apre la porta per delle ricerche a livello di fatti storici, ovviamente legati ai documentari. Questo invece è un esempio di ricerca fatto a livello di trascrizione di sottotitoli, quindi in questo caso sapevamo poi che c'era questo documentario, abbiamo cercato questo slogan e abbiamo trovato questa clip che ci dà appunto questa immagine riguardo appunto a questi eventi. Un altro tipo di ricerca un po' più raffinata è quella, ad esempio, a partire da un filtro applicato a livello di titoli di film, quindi questo è frutto anche della schedatura che è stata fatta. Si può, ad esempio, trovare la faccia, il volto di Che Guevara in punto di morte. Questo Ti perché invito a sì, concludere, grazie. magari vado un pochettino più avanti, quindi appunto abbiamo questo volto umano che viene restituito dopo questa ricerca. C'era poi anche l'esempio del Moby Prince, che anche questo è un argomento di attualità. In questa brevissima parte finale c'è invece la dimostrazione di come si fa a costruire un remix. Ora il video è velocizzato, però dà l'idea del fatto che comunque sia un'operazione molto semplice, un'operazione che un utente deve fare come quando pubblica un post sui social, insomma con una certa facilità, perché ovviamente rivolgendoci al pubblico dobbiamo agevolarlo il più possibile in queste operazioni. Questa è l'anteprima che si vede a livello di preview, e poi c'è la possibilità di esportare il video. In questo caso sono veramente poche clip, quindi la riproduzione è immediata. Ci dà la possibilità di scaricare e di guardare il risultato finale, quindi con tutte quelle che sono i riferimenti ai documentari da cui sono stati estratti, e anche i titoli di coda che vengono prodotti automaticamente. Io direi che mi posso fermare qua. Se volete, possiamo fare una piccola discussione di quelli che sono gli impatti Grazie. dell'esperimento. Grazie a voi.